Lungi da me il voler celebrare qualcuno, ma il nostro convenire qui è per dire al Signore che in Lui e per Lui, con le parole dell'Apostolo Paolo, ripeto stasera, tutto posso in Colui che mi dà la forza. Davanti a voi, carissimi fratelli e amici, voglio rinnovare al Signore il mio sì, nell'obbedienza a Dio e alla sua Chiesa, guidata da Francesco. Una vita donata al Signore, alla Chiesa, agli altri, spendendosi per un territorio in particolare, l'Agro Sarnese Nocerino, che da sempre necessita di una parola di conforto, d'amore, perché tanti sono i problemi che ne attanagliano la vita quotidiana. Monsignor Gioacchino Illiano ha festeggiato nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie ad Angri i suoi 80 anni. Un momento per riconfermare il suo sì al Signore, per ricordare passo dopo passo il suo percorso, scandito dalla vicinanza a Dio. La fanciullezza a Bacoli, l'adolescenza tra Montoro, dove il Signore fece sentire per la prima volta la sua voce al giovane Iliano, e poi a Salerno con la scuola e il seminario, fino ad arrivare al 2 luglio 1961, quando fu proclamato sacerdote. E poi anni indimenticabili come parroco di Siano e quelli in tutto l'Agro quale vescovo, pastore di una zona che ha bisogno di fede, purezza, di costante aiuto e mani tese. E il vescovo emerito si è emozionato, ricordando chi gli è stato accanto, la visita speciale poi, quella nel 1990, del Papa Giovanni Paolo II. Ho amato questa chiesa dell'Agro come me stesso, servendola con amore di padre e di pastore. In questi luoghi, in questi lunghi anni, quanti sacerdoti, quanti amici, quanti collaboratori e in particolar modo i diversi segretari personali, Don Antonio, Don Pietro, che è assente, Don Alessandro, Don Vincenzo e le piccole operaie dei Sacri Cuori che con me hanno portato il peso della mia fatica e dell'annuncio del Vangelo. Molto sono i ricordi e i momenti che porto nel mio cuore, che non posso qui ricordarli tutti. Ma non dimenticherò mai la visita a questa amata terra dell'Agro del Santo Padre Giovanni Paolo II. Ed ecco il saluto di chi gli sta accanto tutti i giorni, di chi bene lo conosce, sottolineando il dono della vita e la vicinanza alla fede del vescovo emerito Gioacchino Illiano. È il giorno in cui, insieme a tutta la diocesi, insieme ad alcuni vescovi suoi, amici, come Monsignor Gennaro Pascarelli di Pozzuoli, Don Giovanni D'Alise di Caserta, Don Lucio Lemmo di Napoli, Don Tommaso, Monsignor Tommaso Caputo di Pompei, ecco, tutti loro e altri sacerdoti, seminaristi e tanti altri fedeli da ogni parte, siamo qui per far festa insieme al nostro amato vescovo Monsignor Gioacchino Illiano. La festa è sempre grande quando ci fermiamo e guardiamo un tratto di storia, quando questo tratto è così ricco e lungo, gli 80 anni del vescovo Gioacchino, non possiamo che ringraziare il Signore ricordando tante esperienze belle, sono quelle personali, quelle della Chiesa, quelle che custodiamo nel cuore. Siamo qui per dire al Signore il nostro grazie e per mostrare al vescovo Gioacchino affetto, gratitudine, stima e ancora l'incoraggiamento per andare avanti con una testimonianza nascosta, discreta e luminosa, come solo un pastore dal cuore grande sa fare. Una vita segnata dalla fede, dal sacerdozio, dall'episcopato e di questi anni tanti offerti alla diocesi di Nocera Inferiore Sarno. Celebriamo questa realtà, celebriamo questo evento, lo facciamo con la fede, lo facciamo nella gratitudine, sapendo che la vita è un grande dono che viene dal Signore e tutto è restituito a Lui nella lode.